Era il 10 giugno del 1963. Siamo in Vietnam e in quel periodo c'erano molte rivolte popolari, così che tantissimi giornalisti a livello mondiale erano presenti. Proprio quel giorno ricevono tutti un messaggio: state pronti perché domani uscirà qualcosa di grosso. Nonostante questo, tanti di loro non prendono in considerazione il messaggio, perché ormai da mesi ci sono rivolte, dovuto al fatto che il presidente cristiano cattolico Diem aveva messo al bando e bruciato tutte le sinagoghe buddiste. Il giorno seguente, esattamente l'11 giugno del 1963, nel centro di Saigon, vicino all'ambasciata cambogiana, un corteo di monaci buddisti cammina per le strade, guidati tutti da una macchina con dentro 3 monaci. Si fermano in uno degli incroci più trafficati, il primo scende e deposita un cuscino. Il secondo, un uomo anziano di nome Thich Quang Duc, si siede sopra e inizia a meditare. E il terzo prende dal cofano della macchina una tanica di benzina. Si avvicina a Thich Quang Duc e gliela versa sopra. Nello sgomento generale tutti si fermano a bocca aperta. Persone che gridano, altri che pregano. Perfino la polizia e i poliziotti rimangono impietriti. Thich Quang Duc fa una preghiera, prende un cerino, lo accende sull'asfalto e si dà fuoco. In pochi istanti le fiamme avvolgono il suo corpo, la pelle diventa marrone, l'aria diventa pesante. Le persone intorno impazziscono, piangono, non riescono a capire un gesto così repentino. C'è solo un fotografo presente, David Haberstam, che per le foto che farà vincerà il premio Pulitzer. Ma queste sono le parole che rilasciò quando fu intervistato riguardo all'evento. Ero troppo scioccato per piangere, troppo confuso per prendere note o fare domande. Non riuscivo neanche a pensare. Stava bruciando e non ha mai mosso un muscolo, non ha neanche mai parlato. La sua compostura era in enorme contrasto con tutto quello che gli girava intorno. Grazie al gesto estremo di questo monaco buddista, le cose cambiarono repentinamente sia in Vietnam che nel resto del mondo. Quelle immagini, quelle foto diventarono virali, pensate fino all'epoca, e anche il presidente Kennedy intervenne per fermare la politica costrizionista del governo vietnamita. Ma quello che impariamo da questa storia veramente agghiacciante, è il potere della mente. Il potere della mente sopra il dolore, il potere della mente sopra le emozioni. Tutto questo attraverso anni di studio, anni di pratica sulla meditazione, che hanno portato un uomo, un monaco buddista, a controllare le proprie emozioni, a controllare le proprie reazioni, e a portare un uovo a bruciare vivo, a immolarsi per un proprio ideale e a combattere contro chi non gli permetteva di praticare quello in cui credeva. Questa storia così forte, così profonda, che scuote qualsiasi tipo di coscienza, ci insegna però una cosa importante: la forza della nostra mente e come possiamo dominare i nostri istinti attraverso la meditazione. In questo video andiamo proprio a parlare della meditazione, di tutti i benefici che ti può portare e di come praticarla anche in maniera efficace. Alma Fisio, curare, non trattare. Ciao a tutti, io sono Gianluca Italiano e oggi ho il piacere di parlare di una pratica, di un esercizio che è tra i più importanti, se non il più importante che ogni persona dovrebbe fare. Non sono le diete, non sono l'esercizio fisico, non è lo studiare, non è leggere libri, non è il dormire. La meditazione è veramente la cosa più potente che tu possa imparare per cambiare la tua vita, per cambiare la relazione che hai con te stesso e con gli altri. Prima di parlare a livello pratico di come fare la meditazione, di quali esercizi puoi fare, che vedremo nell'ultima fase di questo video, all'inizio vorrei parlarti di come funziona la tua mente e di quali sono i benefici dimostrati a livello scientifico di meditare tutti i giorni. Perché è importante meditare? Perché meditando controlli la tua coscienza. E che cos'è la coscienza? Usiamo una metafora.
Immaginati che la tua coscienza è come un'automobile su un'autostrada. Ogni tot chilometri ci sono delle svolte da prendere, delle scelte da fare. E giustamente tu, a seconda della tua coscienza, a seconda dei tuoi pensieri, puoi svoltare o a destra o a sinistra. Il problema è che su questa macchina ci sono due conducenti. Da una parte c'è il tuo cervello razionale, i tuoi pensieri, la logica, un po' come la logica matematica, quello che ti distingue da un animale. Dall'altra però c'è un piccolo bambino, agitato, confuso, sono le emozioni. Prendono il sopravvento, non hanno una regola, interagiscono senza spiegazione e spesso e volentieri fanno scelte immediate e repentine. Siamo tutti convinti di essere persone logiche, adulti che sanno decidere. Guardiamo i cartelli e sappiamo se svoltare a destra ci farà porterà un bene o se è meglio svoltare a sinistra. Sì, ogni tanto agiamo come dei bambini, impulsivamente, senza criterio, ma succede solo in determinate situazioni. La realtà è invece che usiamo sempre il nostro intelletto in tutte le esperienze e in tutte le decisioni che dobbiamo fare nella nostra vita. Ti piacerebbe, vero? Questo invece è una grande menzogna, è un autoinganno. Perché la verità oggi è che ognuno di noi ha come autopilota il bambino, le emozioni, queste reazioni spontanee che nascono da sole e che ci portano a destra e a sinistra nella vita come se fossimo in un'autostrada, ma senza sapere perché stiamo andando da una parte o dall'altra. La mente razionale, i nostri pensieri, null'altro fanno se non giustificare quello che le nostre emozioni hanno deciso. È per questo che il tuo bambino dentro di te, le tue emozioni, ti spingono e ti portano a sbranare tutto quello che trovi nel frigorifero. E il giorno dopo il tuo bravo cervello razionale dà una giustificazione, ti dà una buona risposta, un significato per giustificare quello che hai fatto irrazionalmente. È per questo che ti arrabbi, gridi a qualcuno e successivamente ti dai una spiegazione buona per giustificarla. Capendo che quindi siamo governati dall'emozione, capendo che tutto sommato la nostra parte cognitiva e razionale è solo una piccolissima parte e interviene solo successivamente, è necessario che con la meditazione, che con l'autoconoscimento, riusciamo a capire come agisce il nostro bambino, come possiamo influenzarlo in maniera positiva. E tutto questo avviene proprio attraverso la meditazione. A livello scientifico, a livello medico, meditare è già stato comprovato essere una delle terapie più potenti. Purtroppo però oggi i medici di famiglia, i medici degli ospedali, preferiscono proporti chirurgia, preferiscono proporti farmaci, quando invece questo strumento terapeutico è uno dei più efficaci e con dei cambiamenti permanenti e duraturi. Il primo beneficio della meditazione è che riduce lo stress. Lo stress che poi può essere causa e portare a conseguenze enormi in tutta la tua vita. Può portarti a essere più ansioso, più depresso, a mangiare in maniera impulsiva. Solamente 8 settimane di meditazione sono state efficaci nell'abbassare lo stress, nell'abbassare la risposta infiammatoria del tuo organismo e proprio letteralmente a valutare, a diminuire le citochine nel sangue, che sono proprio un valore, un marker di infiammazione del tutto il tuo organismo. Ma non è finita qui. Ci sono studi specifici e molto chiari che ci dicono come meditare possa avere un'influenza nel ridurre i sintomi anche di patologie tipicamente legate all'ansia, allo stress o al dolore cronico, come l'intestino irritabile, la fibromialgia e lo stress post-traumatico. Il secondo beneficio è che la meditazione ti aiuta a controllare l'ansia. Proprio perché il problema principale dell'ansia è venire trasportati dai propri pensieri e di preoccuparsi in eccesso di cose che potrebbero accadere, ma che in realtà non sono mai accadute, aiutarti con la meditazione può veramente farti riflettere su prevenire, su controllare certi pensieri negativi e invece favorirne di altri, più armoniosi, che possono sviluppare anche il miglioramento della sicurezza in se stessi. Anche su questo ci sono diversi studi. Studi che dimostrano come 8 settimane di yoga possono ridurre i livelli di stress in organismo. Come 8 settimane facendo una meditazione consapevole
aiutano gli impiegati di un'azienda ad essere più performanti, ad affrontare in maniera molto più capace e competente le difficoltà di tutti i giorni che si trovano durante il lavoro. Il terzo beneficio della meditazione è che promuove la salute emotiva e combatte la depressione. Ci sono studi che dimostrano come meditare ha degli effetti positivi sulla depressione, abbassa le risposte, abbassa i pensieri negativi e favorisce invece i pensieri positivi. Troppe volte si propongono antidepressivi come cura a un problema serio, a un problema complesso, quando invece ci sono delle pratiche semplici che ti occupano solo 5 minuti al giorno che possono portarti agli stessi benefici ma senza tutti gli effetti collaterali. Il quarto beneficio, la meditazione migliora la consapevolezza di se stessi. E quando si parla di consapevolezza di se stessi si possono avere tanti benefici in termini di relazioni con gli altri. Gli studi dimostrano che chi medita ha delle migliori relazioni con gli altri, ha una socializzazione migliore e un rapporto più profondo con le persone che lo circondano. In un altro studio si dimostra come chi medita ha miglior capacità di problem solving nel lavoro, ovvero la capacità di risolvere i problemi che gli si affrontano. Come anche per chi medita c'è molta più capacità di costanza, di caparbietà nel raggiungere i propri obiettivi quando si sono fissati. Il quinto beneficio, la meditazione allunga la tua capacità di rimanere attento. Ci sono degli studi proprio con risonanza magnetica nucleare in cui si vedono dei cambiamenti a livello cerebrale, c'è proprio una plasticità dimostrabile a livello scientifico che chi medita anche solo per 8 settimane ha una miglior focalizzazione, la capacità di stare più attento per più tempo, anche nel ridurre il vagabondare della mente o la scarsa concentrazione quando fa delle attività importanti. Il sesto beneficio, la meditazione può ridurre la perdita di memoria legata all'età. E questo è interessante perché sono studi fatti sia su persone anziane sia pure su persone con inizio di demenza. In entrambi i casi chi medita riesce ad avere più concentrazione e a ridurre la degenerazione cognitiva. Proprio perché meditare è un allenamento della mente. E così pensare anche che una persona che ha già dei primi sintomi di dimenticanza, di degenerazione mentale, di demenza, possa avere dei benefici, possa rallentare la progressione di una malattia così invalidante solo attraverso una pratica di 5-10 minuti al giorno. Ma non è finita qui. Meditare è stato anche dimostrato essere efficace nell'aiutare le persone che devono assistere, i familiari che devono assistere una persona demente, una persona ammalata. Grazie alla meditazione sono molto più consapevoli delle proprie emozioni e affrontano la malattia del loro compagno in maniera più armonica e quindi con miglior efficacia. Settimo punto, uno dei miei preferiti. La meditazione può generare gentilezza e migliorare la tua gentilezza. Questo è un aspetto non da poco, un aspetto secondo me molto importante che farebbe bene a tutti. Meditando, specialmente un tipo di meditazione che promuove la compassione verso se stessi prima di tutto, facendo questo tipo di tecnica impari ad essere compassionevole anche verso gli altri. Aumenterà quindi anche la tua capacità di empatia e di creare relazioni profonde perché inizi a comprendere i sentimenti degli altri. L'ottavo beneficio, e anche questo molto utile per chi ha problemi di dipendenza. Ecco sì, la meditazione può aiutare a combattere le dipendenze. Ci sono delle situazioni in particolare che chi ha dipendenze conosce bene. Sono dei momenti specifici, delle emozioni, delle situazioni scatenanti che portano poi la persona con dipendenza ad abusare di quella sostanza, di quella droga o anche del cibo in maniera incontrollata. Meditare insegna alle persone a conoscere l'ambiente, a conoscere la propria emozione e quindi a saperla frenare, a saperla accettare, non permettendo di andare in balia di quello che sono gli eventi. Ci sono dei bellissimi studi fatti su persone che abusavano di alcol o anche solo di sigarette che attraverso la meditazione sono riusciti a smettere in maniera meno stressante e con un'armonia migliore.
Nono beneficio che interessa a tutti, sono sicuro, la meditazione migliora il sonno. Prima o poi nella vita quasi tutti soffriremo di insonnia. Insonnia tante volte legata proprio alle ansie, alle preoccupazioni per il futuro. Gli studi sono chiari anche in questo caso. Chi è capace di meditare, chi medita, ha una capacità migliore di assecondare il sonno, di accingersi al sonno. E lo studio dimostra che chi medita ha anche un sonno più profondo e più lungo durante la notte. Il decimo beneficio, e l'abbiamo capito molto bene nella storia di introduzione, la meditazione aiuta a controllare il dolore. E questo è un messaggio particolarmente indirizzato alle persone che soffrono di dolore cronico, come per esempio la fibromialgia, di cui abbiamo parlato in un video specifico che se vuoi puoi trovare cliccando qui in alto. Ecco, la meditazione può aiutarti a separarti da quelle che sono le informazioni ricevute dal corpo. Il dolore esiste, il dolore è reale, ma ci sono due tipi di percezione. Quella fisica, quella che senti veramente e che è oggettiva, ma poi c'è il secondo tipo di dolore, che è quello a cui tu dai una spiegazione, determinato dalla spiegazione che tu gli dai. Il nostro eroe della storia aveva un preciso motivo per sentire quel dolore ed è per quello che aveva la forza di non muoversi, di distaccarsi da tutti quelli che erano gli impulsi del suo corpo. Il significato che stava dando al suo gesto gli ha permesso di compiere questa cosa così folle. Ed è per questo che anche una persona con dolore cronico, con difficoltà, con ansia e con stress, se impara a meditare, se impara ad ascoltarsi, può sicuramente avere dei benefici nell'abbassare i sintomi, nell'abbassare l'intensità del suo dolore, proprio come ci dimostrano degli studi scientifici fatti in persone con fibromialgia. Undicesimo beneficio, utile per chi ha problemi di cuore, che oggi sono almeno il 50% della popolazione, la meditazione può aiutarti a abbassare la pressione arteriosa. Visto che ne abbiamo parlato tanto in questo canale, di come le patologie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel XXI secolo. Magari perché mangiamo male, magari perché facciamo poca attività, magari proprio perché siamo sempre stressati, la pressione del sangue aumenta, il tuo cuore inizia a battere più forte ed è facile che tu possa andare incontro a un ictus cerebrale o a un infarto del miocardio. Meditare ti aiuterà a calmare le tue risposte del sistema nervoso autonomo, a ridurre l'ansia, a ridurre lo stress e abbassare anche i battiti cardiaci. Abbassando i battiti cardiaci vivi più a lungo, vivi più sano e riduci questo rischio di malattie cardiovascolari che deve sicuramente farti preoccupare se ne sei a rischio. E il dodicesimo beneficio della meditazione è che è accessibile a tutti, dovunque tu sia, e, cosa non da poco, è totalmente gratuita. Capisco che magari ci siano degli ambienti dove non sia facile meditare, magari lavori in un ufficio molto caotico, molto compromesso, con tante richieste e non hai neanche 5 minuti per prenderti una pausa. Ma ti basta veramente mettere la sveglia 5 minuti prima la mattina e già stai facendo una grossa cosa, già potresti avere dei benefici enormi per tutta la tua salute. Dovunque tu sei, puoi essere in autobus, in metropolitana, sull'aereo, puoi chiudere gli occhi e meditare. A volte puoi meditare anche a occhi aperti, mentre fai una camminata, mentre corri, mentre sei seduto sul divano e guardi fuori dalla finestra. Meditare non ti costa niente, ma è una delle medicine più potenti. La puoi fare ovunque, ti servono solo 5 minuti e i benefici sono enormi. Non ci sono rischi, non sbagli mai meditando, non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, c'è solo la voglia di sedersi e avere un'attenzione interna. Vuoi capire in pratica come poter fare? Lo andiamo a vedere insieme proprio con qualche esercizio in cui ti seguirò passo per passo. Ci sono due tipi principali di meditazione, ma all'inizio quello che puoi fare è proprio scegliere il posto giusto. Io per esempio metto qua sul divano, appoggiando la schiena, comodo, con le gambe incrociate. Magari se c'è la finestra appunto o come oggi c'è del sole, ancora meglio. Il calore del sole, essere illuminati, può aiutarti ad avvicinarti ai tuoi pensieri.
Quello che devi fare è veramente una cosa semplice. Rilassati, mettiti comodo, chiudi gli occhi e inizia a respirare. Questo è il primo tipo di meditazione, quella che ti aiuterà a recuperare la concentrazione. Quello che ti succederà chiudendo gli occhi è che la tua mente inizierà a vagare. Centinaia di pensieri, come tante macchine in un'autostrada, passeranno nella tua mente, nella tua coscienza. Ogni volta che ti rendi conto che sei preso come all'interno di una macchina e portato via a tutta velocità, cerca di ritornare a te stesso, alla tua respirazione. Immaginati di essere seduto sul ciglio dell'autostrada e vedere tutte queste macchine, che sono come pensieri, sfrecciare davanti a te. Ogni tanto cadrai nell'errore di entrare in una macchina e farti portare via, ma appena te ne rendi conto, ritorna alla respirazione, ritorna fuori dall'autostrada, guardando le macchine passare. Chiudiamo gli occhi quindi e iniziamo a respirare profondamente. Sentiamo come si riempie il petto, o magari che l'aria entra a livello della pancia, e lasciamo poi che l'aria esca fuori da sola, o dal naso o dalla bocca. Voglio solo che tu stia attento al tuo respiro. Proviamo a contare ogni volta che inspiriamo, 1, ed espirando 2. E vado avanti contando fino ad arrivare a 10. Noterai probabilmente che anche solo dopo 3-4 respiri la tua mente, la tua attenzione è andata a un pensiero che ti ha portato via. Magari è il lavoro, magari è la famiglia, magari è semplicemente cosa devi cucinare fra qualche minuto. Appena te ne rendi conto, ritorna al respiro, ritorna alla tua concentrazione, riprendendo il conto dall'1 al 10 dei respiri che fai. Rilassa le spalle. Rilassa i muscoli, le gambe. Senti l'aria entrare, riempire il petto. E lascia che esca da sola. Arrivata ai 10 respiri, riprendi a contare da 1. Adesso puoi benissimo mettere il video in pausa e continuare a respirare con gli occhi chiusi. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Anzi, non guardare neanche il tempo. Vai avanti fin quando questa cosa ti piace, ti fa stare bene, ti fa rilassare. E quando vedi che è abbastanza, riapri gli occhi e riprendi a fare quello che facevi prima. Non ti preoccupare, i benefici arrivano da soli.
e giorno per giorno ti renderai conto, fra una settimana, magari anche fra 2 settimane, che sarai in grado di capire cosa ti passa per la testa, di capire come i tuoi pensieri stanno influenzando anche il tuo organismo, magari di capire perché sei agitato, perché sei teso, perché sei ansioso, semplicemente guardando quello che ti succede e accettando, lasciando che venga fuori. In questo possiamo parlare adesso del secondo tipo di meditazione, che è quella invece della gratitudine. Se nella prima alleniamo la concentrazione, nella seconda alleniamo i pensieri positivi, quelli di autostima e di gratitudine. Quello che facciamo è chiudere gli occhi e invece di concentrarci sul respiro, pensiamo insieme a qualche cosa di bello che ci è successo, di qualche cosa che ci fa stare bene. Non deve essere per forza qualche cosa di importante, non è che per forza devi pensare alla tua famiglia, ai tuoi figli, può essere magari semplicemente una cosa piacevole che tutti i giorni ti passa di avere esperienza, magari come quando bevi la tua tazza di caffè o come quando sei in giro a camminare o fai 2 chiacchiere con un tuo amico. Pensa a quella sensazione di benessere che hai proprio in quel momento e concentrati su quella quando stai respirando. Più pensi a qualche cosa di positivo e più questo cambiamento diventerà parte integrante della tua vita e ti accorgerai di essere sempre positivo, sempre di essere gradevole, di saper apprezzare quello che ti viene intorno. Ancora una volta chiudiamo gli occhi e portiamo la nostra attenzione al corpo, a quella sensazione di benessere che abbiamo quando beviamo una tazza di caffè, quando siamo con la compagnia di un nostro amico. Cerchiamo di apprezzare tutte le cose semplici, capire che ogni momento che passa è qualcosa che abbiamo perso per sempre. Dobbiamo quindi essere capaci di apprezzare ogni istante, godere di ogni cosa che ci circonda, perché è unica e una volta che va via non la rivedremo mai più. Per cui abituati magari a svegliarti la mattina, come ci hanno insegnato nella nostra pratica cristiana, e benedire, ringraziare il Signore, Dio o chiunque tu creda per quello che hai, per quello che sei, per esserti ancora una volta svegliato. La mattina magari semplicemente 20 secondi ringraziarlo perché sei ancora in piedi. Prima di un pranzo fare una preghierina ringraziando del cibo che hai, o anche semplicemente prima di un incontro di un amico ringraziarlo. Queste pratiche quotidiane, piccole cose, 5-10 secondi, in cui sviluppi la tua gratitudine, ti rendi conto che è importante essere grati per tutto quello che abbiamo, ti aiuteranno a essere più in armonia e avere tutti i benefici di cui parlavamo prima. Io spero che questo video ti sia piaciuto, a me veramente ha cambiato tanto iniziare a meditare e penso che non smetterò mai di farlo. Sia con pratiche un po' più lunghe, magari 10, 15, 20 minuti, anche 1 ora o 2 ore, sia con ritiri che possono durare 1 o 2 giorni in posti un pochino più armonici, ma anche con le cose più semplici come appunto una piccola preghiera prima di pranzo, la sera prima di andare a dormire o la mattina appena svegli. Raccontami tu cosa fai, raccontami cosa ti manca, perché oggi la società moderna ne ha proprio tanto bisogno. Siamo finiti tutti davanti a internet, abbiamo lasciato da parte la chiesa, se abbiamo dei dubbi cerchiamo su Google e il prete ormai non serve più. Purtroppo però abbiamo tutti bisogno di essere ascoltati e ahimè nessuno ormai più si confessa, abbiamo tutti bisogno di essere grati, di fare ogni tanto una preghiera,
E forse attraverso anche la meditazione o la preghiera possiamo ritornare ad avere un'armonia con noi stessi e con la nostra spiritualità. Io spero che il video ti sia piaciuto, metti un pollice in su, condividilo il più possibile, perché penso che questa lezione possa servire veramente a tutti. Noi ci vediamo domani con un altro video e grazie.